Soneri la possibilità di operare lo scatto decisivo. Praticamente il momento topico si è avuto alla fine del girone d'andata, quando i bianconeri in tre partite esterne contro Sampdoria, Cagliari e Fiorentina hanno totalizzato soltanto un punto. Il Milan non era andato molto bene sino alla partita di Bergamo. Poi aveva cominciato ad accompagnare i risultati ad un gioco pregevole e a un comportamento tattico dotato di grande realismo. L'aver trovato sempre sostituti giusti al momento opportuno, come Simone quando Van Basten e Massaro hanno avuto dei problemi, oppure Ancelotti allorché il giovane Albertini ha accusato la fatica, ha confermato la grande validità della panchina. Si è parlato dei vantaggi derivati ai rossoneri dall'assenza delle coppe nel loro carnet, ma il fatto concreto di aver battuto tutti gli avversari che aspiravano allo scudetto, meno la Juventus, la dice lunga sul dominio del diavolo. La squadra di Trapattoni, che si è comportata ottimamente negli scontri diretti, in ogni caso non ha dimostrato di essere superiore ai rossoneri sulla lunga distanza. Quanto agli altri aspiranti allo scudetto, dai campioni in carica della Sampdoria allo stesso Napoli, si sono quasi subito eclissati, permettendo il lungo monologo della squadra di Capello. Nel corso del campionato il Milan si è presentato in varie versioni, stato grande, normale, prudente, fortunato. Anche la fortuna è una componente del successo, il Milan è una conferma a Torino, dove pareggia con la Juventus al 92esimo su autorete. Il Milan è stato grande con le grandi che hanno cercato di giocare a San Siro alla pari con i rossoneri. 5-0 a Napoli, avversario classico delle ultime annate, ma anche 4-1 alla Roma e 5-1 alla Sampdoria, battuta anche per 2-0 a Marassi. A metà girone di andata, il Milan ha dato una prova della sua forza, è andato in testa alla classifica pur avendo giocato una partita in meno. Per il Milan europeo e intercontinentale è stato normale a Cagliari rimontare il gol subito nel primo tempo segnando 4 gol nella ripresa. I rossoneri vincono lontano da San Siro, mentre altre squadre indicate dal pronostico non sono all'altezza. La Juventus perde colpi in trasferta, l'Inter vince pochissimo in casa. Così il Milan apre il girone di ritorno con 5 punti di vantaggio che risulta incolmabile, oscillando in seguito fra i 4 e i 6 punti. Il derby di ritorno contro l'Inter molto delusa mostra un Milan prudente anche in 10 contro 11, partita risolta all'ultimo minuto. Prudente come nei pareggi di Firenze e Genova, come contro l'ultima vera avversaria di quest'anno, la Juventus, mai battuta e finalista in Coppa Italia, eliminando i rossoneri. Scudetto quindi con una delle migliori difese del torneo e con un grande capo cannoniere come Van Basten. Per lui un'annata record, ma è record soprattutto per il nuovo uomo vincente del Milan, Fabio Capello, scudetto al primo colpo. 1 settembre del 91, ore 16, il Milan inizia il suo campionato in trasferta sul terreno dell'Ascoli. I rossoneri allenati da Fabio Capello vincono per 1-0 grazie a un'autorete su azione Gullit-Van Basten. Inizialmente un Milan che non segna granché e la nostalgia del ritmo e dello spettacolo sembra prendere il popolo rossonero. Ma pure a passetti il Milan va avanti e fa capire che l'annata è di quelle buone il 15 settembre, quando a Torino, opposta alla Juve di Trapattoni, in svantaggio, la squadra rossonera raggiunge il pareggio all'ultimo. Il tiro di Albertini, deviato da Carrera, sorprende Tacconi. La prima partita buona del Milan edizione Capello è datata 29 settembre. La punizione di Vani ricorda gol europei e mondiali di fresca memoria, ma un temporale rovina la festa e allaga San Siro. Milan-Genoa sospesa, ma rossoneri in crescita. Corrono veloci le domeniche. Il 3 novembre il Milan affronta San Siro la Roma e fa 4-1. È un vero diluvio di gol, rieccolo il Milan capace di diventare prima stella del campionato. Ora che gli impegni delle coppe internazionali sono nell'album dei ricordi, ora che lo stress può essere meglio amministrato. Il Milan vince anche a Genova con i campioni d'Italia della Sampdoria e il 17 di novembre Ruud Gullit fa una doppietta. Già un passaggio di consegne? Il 1 dicembre c'è il derby che finisce in parità con reti di Van Basten e Klinsmann. Alla vigilia dell'Epifania a San Siro arriva il Napoli, grande avversario dei rossoneri negli ultimi anni. 5-0 per la squadra di Capello, bella e concreta. Un brivido a Cagliari il 2 febbraio, Bisoli porta in vantaggio i locali, ma sarà 4-1 per il Milan. Vediamo il gol di Massaro, uno che in fondo non teme neppure la concorrenza di Van Basten,
che intanto segna gol a raffica, anche alla Juve nella partitissima del campionato. A Van Basten, Baggio e soci rispondono con Casiraghi, 1-1 e amici come prima, la classifica è tutta pro Milan. Ecco il gol di Van Basten ed ecco la risposta di Casiraghi. Il Milan dei veterani Tassotti e Baresi è anche il Milan degli inesauribili Evani e Rijkaard, del giovane talento Albertini, del bravissimo Maldini, ma soprattutto negli occhi dei tifosi è il Milan dei gol di quel dispettoso di Van Basten, l'olandese che imita danze di golador brasiliani. Comunque vediamo questo straordinario gol all'Atalanta. Il 5 aprile è fatta, la Juve perde il derby col Torino e il Milan fa 5 gol alla Sampdoria. Ecco quello di Albertini. È l'ultima chicca, la rete di Massaro nel derby di ritorno a pochi minuti dalla fine. Per il Milan l'annata è proprio di quelle buone. 2 Fiorentina 31.